Sarà una puntata ricca di colpi di scena per i fan di Nero a metà. La fiction con Claudio Amendola giunge al termine proprio questa sera, 17 dicembre, con il suo ultimo appuntamento ricco di suspense. Con l'arresto di Guerrieri, le cose si complicano non soltanto per i protagonisti della fiction. Anche Alba si ritroverà nei guai. Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Nero a metà ci svelano che Alba si metterà nei guai e rischierà seriamente di perdere la vita. Malik, intanto, condurrà delle indagini parallele per scoprire la verità sull'arresto di Carlo Guerrieri. Ed è proprio nel corso di queste indagini che non si escluderà l'ipotesi che tale situazione possa avere a che fare con l'attentato fatto a sua figlia Alba. Punto boom di ascolti per il gran finale? Nero a metà torna in onda questa sera, lunedì 17 dicembre alle 21:15 su Rai 1, con un doppio appuntamento. Si tratta dell'ultima puntata della fiction che si è rivelata essere la grande sorpresa di questo scorcio di stagione per la Rai. Gli ascolti, fino ad oggi, si sono sempre attestati vicino ai 5 milioni di telespettatori, nonostante la fiction sia stata sempre contrapposta alla diretta del Grande Fratello VIP 3. Questo vuol dire che il doppio appuntamento con cui si chiude la stagione e che va in onda questa sera potrebbe fare davvero il botto, registrando un boom di ascolti. Anche perché si parte con un colpo di scena che è l'arresto di Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. In particolare perché il responsabile sarebbe appunto il collega Malik, il suo fidato socio. Cosa capiterà ai due? Un enigma da risolvere per il finale. Nero a metà torna in onda questa sera per il gran finale e, sicuramente, un boom di ascolti. Se in queste settimane è riuscita a conquistare gli ascolti registrando oltre il 20% di share avendo contro il Grande Fratello VIP, cosa sarà in grado di fare questa sera con l'ultima puntata? In attesa di avere il riscontro e i dati degli ascolti pubblicati domani mattina, siamo sicuri che questo finale non deluderà i fan che in queste settimane si sono chiesti quale sia il segreto di Carlo. Adesso l'ispettore è finito in manette lasciando la figlia Alba in crisi e piena di dubbi. Cosa è successo e perché il padre le ha mentito? Ciliegina sulla torta sarà la delusione avuta da Malik per tutti. L'unico responsabile di quello che sta succedendo a Carlo, sarà davvero lui il nemico dell'ispettore o è un insospettabile colui che ha mentito e che lo ha usato per tutto questo tempo? Le risposte arriveranno questa sera, ma qualcosa potrebbe rimanere irrisolto visto che la fiction, alla luce dell'ottimo successo, potrebbe avere una seconda stagione. Il cast della fiction. Lunedì 17 dicembre, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultima puntata della prima stagione della fiction Nero a metà, interpretata da Claudio Amendola che veste i panni dell'ispettore Carlo Guerrieri, Miguel Gobbo Diaz che veste i panni di Malik Soprani, Fortunato Cerlino, nei panni di Mario Muzzo, Alessandro Sperduti, Marco Cantabella, Margherita Vicario, Cinzia Repola, Sandra Ceccarelli, Alice Soprani, Alessia Berella, Cristina, e Antonia Liscova, Micaela Carta. Una fiction che ha appassionato il pubblico della rete ammiraglia della Rai, che si è appassionato non solo ai casi che, in ogni puntata, hanno dovuto risolvere Guerrieri e Malik, ma anche alle vicende personali dei protagonisti. Un successo che ha incollato davanti ai teleschermi i milioni di telespettatori, la penultima puntata, infatti, è stata seguita da 4.743.000 spettatori, pari al 21,2% di share. Ma cosa accadrà nell'ultima puntata?
scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Nero a metà, anticipazioni ultima puntata, Carlo Guerrieri in carcere. L'ultima puntata di Nero a metà regalerà grandi colpi di scena sin dalle prime battute con l'arresto di Carlo Guerrieri che si ritroverà dietro le sbarre da innocente. L'arresto di Carlo sarà un duro colpo non solo per la figlia Alba, ma per tutta la squadra che farà fatica a credere nella sua colpevolezza. Le indagini per scoprire la verità, così, cominceranno subito e porteranno a galla una brutta realtà, ovvero a provocare l'arresto di Guerrieri potrebbe essere stato Malik, il fidanzato di Alba nonché collega di Carlo. Alba, però, non si darà per vinta e farà di tutto per togliere dai guai suo padre e restituirgli la libertà che merita. Tuttavia, l'unico che potrà davvero aiutare Carlo sarà Riccardo che, consapevole di avere una grandissima responsabilità, comincerà ad indagare e a muovere tutte le sue pedine per scoprire cos'è davvero accaduto. Per Carlo Guerrieri sarà un momento davvero buio. In carcere, non potrà fare nulla per dimostrare la sua innocenza e dovrà affidarsi all'aiuto della figlia Alba e dei colleghi. Come se non bastasse, però, anche Alba farà preoccupare Carlo. Decisa a dimostrare l'innocenza del padre, si metterà nei guai rischiando anche la vita. Carlo che, nel frattempo avrà ottenuto i domiciliari, resterà sconvolto dalla notizia della figlia. Cosa accadrà, dunque? Carlo risulterà innocente o dovrà tornare in carcere? Alba, invece, riuscirà a salvarsi? L'ultima puntata di Nero a metà sarà visibile in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:25 e in streaming su Rai Play o scaricando l'apposita applicazione per smartphone e tablet. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.